Il terremoto che ha colpito l'Italia centrale, un argomento forte, un argomento che ancora una volta prepotentemente balza agli onori, se così possiamo dire, della cronaca. Un argomento che vogliamo affrontare anche noi, lo facciamo nel nostro piccolo parlando di questo terremoto che ha colpito, che ha messo in ginocchio l'Italia centrale, lo facciamo con un geologo, il dottor Corrado Ingallina, consigliere dell'Ordine regionale dei geologi di Sicilia. Ben trovato. Un argomento di forte presa che interessa senz'altro oggi la popolazione toccata dal dramma, ma è un argomento che interessa purtroppo tutta l'Italia. Cosa sta succedendo? Allora, intanto si parte da un presupposto che sappiamo tutti che l'Italia è una nazione, un territorio molto frastagliato, pieno di montagne, cioè l'Appennino che parte dalla Sicilia, la percorre tutta e poi si divide in due rami che sono le Alpi e le Dolomiti. È una nazione geologicamente giovane, ciò che significa che nell'Appennino, così come nella nostra zona, ma anche nelle Alpi e nelle Dolomiti, ci sono delle fortissime pressioni che tendono ad innalzare le catene montuose. E queste pressioni derivano ovviamente dal calore interno della Terra, che è il meccanismo principale, il motore della cosiddetta tettonica delle placche, cioè quella teoria che spiega perché le montagne si innalzano, che spiega perché esistono i terremoti, che spiega perché esistono i vulcani. Ora è chiaro che queste forze, queste pressioni che si sviluppano, sono pressioni enormi che si sviluppano all'interno di rocce, ma non di piccole masse, di grandi masse rocciose. Le rocce sotto la pressione di queste grandi forze endogene, cioè interne della Terra, non fanno altro che deformarsi. La deformazione, come ogni cosa, può avvenire finché è possibile. Perché oltre alla deformazione si assiste alla rottura. È come se io prendessi questa squadretta e la piegassi lentamente, io quasi non mi accorgo di questo piegamento finché la deformazione della squadretta non può avere più luogo e la squadretta si rompe. Dal momento in cui si rompe, io ho una liberazione di energia che nel caso della squadretta fa sì che i due lembi si dividono, una a destra e una a sinistra. Nel caso di grandi masse di roccia, quando queste grandi masse di roccia sono sottoposte a una pressione enorme e si deformano e poi si rompono, ecco che lì parte il terremoto. Il terremoto non è altro che una vibrazione che deriva proprio da una rottura interna che si chiama faglia. La faglia non è altro che una superficie lungo cui due lembi di questa massa rocciosa si muovono bruscamente. Ecco che allora, da quel punto che si chiama ipocentro, in tutte le direzioni, quindi anche verso la superficie, verso l'epicentro, si ha una vibrazione. Questa vibrazione dapprima è una vibrazione longitudinale, cioè quello che si sente al suolo non è altro che un movimento sussultorio. Quando le seconde onde, che sono le sette onde di taglio, arrivano in superficie, succede che si combinano con le prime e nasce un'onda ancora più pericolosa, che è la cosiddetta onda superficiale. L'onda superficiale è come un sasso, quando tiriamo un sasso in uno stagno, in uno specchio d'acqua, cosa succede? Che si generano delle onde dal punto in cui arriva il sasso, concentriche, che si allargano via via. Il terremoto è questo. Quindi tutto quello che c'è sopra vibra, si muove. È chiaro che tutto questo è influenzato da effetti di sito, che sono effetti dovuti al tipo di terreno che abbiamo nel sottosuolo, ma anche effetti che derivano dalla morfologia. Quindi, per esempio,
se io ho una zona, una città costruita su un cocuzzolo di una montagna, risente di più rispetto a una città che invece è situata in una zona pianeggiante. Così come se ho una città che è costruita su terreni solidi, rocciosi, ha un effetto diverso il terremoto rispetto a una città invece costruita su terreni argillosi, su terreni incoerenti, su terreni detritici. Infatti oggi la normativa sismica prescrive che prima di costruire qualsiasi opera civile, quindi che sia una strada, che sia una costruzione, bisogna conoscere la velocità di propagazione delle onde sismiche, in particolare di queste famose onde di taglio, onde S. Per quale motivo? Perché la normativa prevede una classificazione dei suoli in base alla propagazione di questa onda sismica. Maggiore è la velocità, maggiore è la dissipazione, la velocità di dissipazione, per cui io in terreno roccioso ho velocità molto elevate, in un terreno invece sciolto velocità invece molto, molto basse. Questo si traduce in che cosa? Che in una costruzione fatta su un terreno solido, roccioso, ha una vibrazione più moderata e soprattutto che si riduce in pochissimi centimetri, mentre in un terreno invece sciolto ho il cosiddetto effetto di amplificazione. È come si chiama anche effetto budino: se io prendo un budino e lo metto su questo tavolo e do un colpettino sul tavolo, il budino mi vibra. Se io invece del budino ci metto un materiale, diciamo, che non è così, che non ha questa densità, molto più denso, la vibrazione si esaurisce in pochissimo tempo. È chiaro anche, e questa è la cosa fondamentale, che abitando in delle costruzioni che nel centro Italia, i centri storici nostri li conosciamo, sono anche del 1003, 1002, quindi costruiti in muratura, anche in una muratura abbastanza povera, quindi una vibrazione di questo tipo, come quella che c'è stata nelle Marche con una magnitudo di 6.8, che è un terremoto devastante, abbiamo prodotto quegli effetti. Perché se anziché avere noi un centro, dei centri storici fatti in questa maniera, avessimo dei centri storici che il governo, attraverso finanziamenti che ora deve erogare per ricostruire, li avesse erogati prima per adeguare sismicamente, allora non ci sarebbero stati tutti questi danni. Voi pensate a quanti soldi oggi ci vogliono per ricostruire, perché bisogna prima demolire, poi ricostruire, senza contare chiaramente il peso delle vite umane, il disagio della gente, le attività che si perdono. Se questi stessi soldi si fossero investiti nella prevenzione, quindi adeguamento sismico, e oggi abbiamo le tecniche per adeguare sismicamente anche le costruzioni più antiche, le costruzioni fatte con la muratura, non avremmo sicuramente avuto questi problemi. Ricordiamoci anche che questi paesi, così come noto, sono dei centri che attirano molto dal punto di vista turistico. Se levassimo via tutti i centri storici dalla nostra terra, probabilmente il turismo andrebbe a picco, e Noto sarebbe il primo esempio. A questo punto è inevitabile una domanda, perché davanti a me c'è un manifesto: Sicilia a rischio. Ecco, quanto è a rischio la Sicilia? Ma la Sicilia è a rischio non solo a rischio sismico, ma anche a rischio idrogeologico. Sappiamo benissimo che quando ci sono queste piogge torrenziali succedono delle cose che non dovrebbero succedere in un paese civilizzato come l'Italia, e quindi anche la Sicilia. La Sicilia è a rischio per il semplice fatto che si trova in una zona altamente sismica, e per il semplice fatto che oltre il 70% dei comuni sono a rischio idrogeologico di frana e di esondazione. Noi grossi problemi di frana nella nostra zona di esondazione non ne abbiamo, ma sicuramente abbiamo un altissimo rischio sismico. E se ci ricordiamo dell'11 gennaio 1693 e molto più recentemente del 12 dicembre del 90, insomma, sappiamo benissimo che dobbiamo convivere col terremoto. L'unico modo per convivere col terremoto tranquilli è vivere in case sicure, e queste case sicure dobbiamo purtroppo adeguarle se non sono adeguate, oppure costruirle esattamente come prescrive la normativa sismica. Grazie al dottor Corrado in gallina, grazie a quanti ci avete seguito, l'appuntamento è per domani.